Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sodio fosfato soluzione rettale Sella Sella Lab. Kim. Pharm SRL. Ultimo aggiornamento. 7 febbraio 2022. Cos'è sodio fosfato soluzione rettale Sella? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere sodio fosfato soluzione rettale Sella durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è sodio fosfato soluzione rettale Sella? Sodio fosfato soluzione rettale Sella è un farmaco a base del principio attivo sodio fosfato monobasico di idrato più disodio fosfato di basico dodecaidrato, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico clismi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sella Lab. Kim. Pharm SRL. Sodio fosfato soluzione rettale Sella può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni sodio fosfato soluzione rettale Sella 16% 6% clisma fosfato con cannula inserita 20 flaconi a 120 ml sodio fosfato soluzione rettale Sella clisma con cannula inserita 120 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare Sella Lab Kim Pharm SRL ricetta SOP medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe C principio attivo Sodio fosfato monobasico di idrato più disodio fosfato di basico dodecaidrato gruppo terapeutico. Lassativi forma farmaceutica. Clisma indicazioni trattamento della stitichezza. Condizioni cliniche che richiedono uno svuotamento intestinale pre e post operatorio, in preparazione ad esami radiologici ed indagini endoscopiche dell'ultimo tratto intestinale. Posologia adulti e adolescenti, 12-18 anni. 1 flacone da 120 ml. Non utilizzare più di un flacone al giorno. Ogni flacone deve essere utilizzato per una sola somministrazione. Eventuale medicinale residuo deve essere eliminato. La somministrazione può essere praticata a temperatura ambiente. Se preferito tiepido, basta mettere il flacone a contatto con acqua calda, per immersione o sotto il rubinetto. Per un migliore effetto è consigliabile praticare la somministrazione in posizione coricata sul fianco sinistro. Per una maggiore azione pulente, assumere la posizione genupettorale per qualche minuto, subito dopo la somministrazione. Istruzioni per l'uso svitare il tappo sigillo del flacone, estrarre la cannula dalla confezione ed avvitarla completamente al collo del flacone. Impugnare il flacone, lubrificare la cannula con qualche goccia di soluzione ed introdurre delicatamente la cannula nel retto, quindi spremere il flacone a fondo fino alla completa fuoriuscita della soluzione. È previsto che un residuo di soluzione rimanga nel flacone. A somministrazione terminata, estrarre la cannula tenendo premuto il flacone. Gettare il prodotto, dopo aver riposto il flacone vuoto nella sua scatola, secondo le regole di smaltimento dei medicinali. Restare coricati per qualche minuto, possibilmente a pancia in giù, prima di mettersi seduti. Recarsi in bagno non appena si sente lo stimolo di evacuare, che si manifesta di solito entro 5 minuti. In ogni caso non è necessario trattenere la soluzione oltre 10-15 minuti. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, ostruzione o stenosi intestinale, suboclusione intestinale, ilio meccanico, ilio paralitico, disturbi intestinali di tipo infiammatorio ed altre condizioni che possono aumentare l'assorbimento del medicinale, sanguinamento rettale di origine sconosciuta, crisi emoroidale acuta con dolore e sanguinamento, grave stato di disidratazione, bambini di età inferiore a 12 anni. I fosfati sono controindicati in pazienti con disturbi cardiaci, grave insufficienza renale o in presenza di iperfosfatemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Il flacone da 120 ml non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore a 12 anni. L'abuso di lassativi, uso frequente o prolungato o con dosi eccessive, può causare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione L'assorbimento sistemico del sodio fosfato soluzione rettale è limitato. Tuttavia in alcune condizioni può risultare aumentato e predisporre a possibili interazioni con altri farmaci.
L'assunzione contemporanea di farmaci che possono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere sodio fosfato soluzione rettale sella durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere sodio fosfato soluzione rettale sella durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati effettuati studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Anche se non ci sono evidenti controindicazioni dell'uso del medicinale in gravidanza e durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia è possibile che durante il trattamento si manifestino degli effetti indesiderati, pertanto è bene conoscere la reazione al farmaco prima di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di sodio fosfato organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'effetto più frequentemente osservato in seguito ad ingestione o somministrazione rettale è irritazione gastrointestinale, dolori addominali, nausea, vomito, diarrea. Alla diarrea persistente ne consegue perdita di acqua, sali minerali, specialmente potassio, e altri fattori nutritivi essenziali. Le perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. Gli squilibri elettrolitici sono caratterizzati dai seguenti sintomi: sete, vomito, indebolimento, edema, dolori alle ossa, osteomalacia e ipoalbuminemia. Nei casi più gravi è possibile l'insorgenza di disidratazione o ipopotassiemia, la quale può determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso di contemporaneo trattamento con glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi. Le perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. Generalmente sono sufficienti provvedimenti conservativi. Si devono somministrare molti liquidi, soprattutto succhi di frutta. Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo 4.4 circa l'abuso di lassativi. Se una quantità significativa di fosfato viene assorbita, può verificarsi iperfosfatemia, ipocalcemia e ipomagnesemia. Alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico sono state osservate in seguito ad esposizione orale, rettale e per via endovenosa. L'iperfosfatemia grave e l'ipocalcemia possono provocare tetania, convulsioni, bradicardia, prolungamento dell'intervallo QT, aritmia, coma ed arresto cardiaco. Possono verificarsi inoltre disidratazione grave, ipernatriemia, ipotensione, acidosi metabolica e tachicardia. Gli anziani, i bambini ed i pazienti con insufficienza renale sono a maggior rischio di effetti tossici. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Lassativi, codice ATC. A06 A01. L'effetto lassativo del sodio fosfato somministrato per via rettale è dovuto ad un'azione di tipo osmotico. La soluzione salina è in grado di richiamare proprietà farmacocinetiche quando somministrato per via rettale non viene assorbito, ad eccezione dei casi in cui sono presenti danni della mucosa rettale o altre alterazioni patologiche intestinali. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Non sono stati condotti studi sul rischio riproduttivo del sodio fosfato nell'animale. Elenco degli eccipienti: metile pareidrossibenzoato, propile pareidrossibenzoato, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di sodio fosfato soluzione rettale sella a base di sodio fosfato monobasico di idrato più di sodio fosfato di basico dodecaidrato sono: Enemac, sodio fosfato Nova Argentia 16%, 6% soluzione rettale, sodio fosfato Polifarma Benessere, sodio fosfato soluzione rettale FOM, sodio fosfato soluzione rettale Farmacopea, sodio fosfato soluzione rettale Marco Viti Farmac. Sodio fosfato soluzione rettale Sofar, sodio fosfato soluzione rettale Zetalax, Clisma, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.